Conosci questa situazione? Hai un problema di salute e non sai di quali informazioni puoi fidarti o a chi rivolgerti? Non sei solo. Alcuni studi dimostrano che quasi la metà degli adulti ha spesso difficoltà a gestire le informazioni sulla salute. Noi vogliamo cambiare questa situazione. Per farlo dobbiamo innanzitutto comprendere le sfide attuali. La rapida digitalizzazione sta portando ad un eccesso di informazioni sulla salute. Il sistema sanitario è alle prese con diverse sfide, tra cui la carenza di personale e l'aumento dei costi. Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la salute di esseri umani, animali e piante. Per affrontare meglio queste sfide, tutti noi abbiamo bisogno di competenze di salute. Le competenze di salute sono un insieme di competenze necessarie per confrontarsi in maniera proattiva con le informazioni, i servizi e le sfide relative alla salute. In questo modo mettono le persone in condizione di poter gestire la salute e il benessere propri e altrui. Ciò significa degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi. Le competenze di salute si basano su 7 principi. Sono delle competenze per la vita fondamentali per plasmare il futuro in modo autodeterminato. Forniscono un supporto per affrontare le complessità e le incertezze. Si sviluppano in contesti di vita diversi. Riguardano diverse aree tematiche e assumono varie forme. Si formano e manifestano nell'interazione con persone, professionisti e organizzazioni. Per rafforzare le competenze di salute è necessario coinvolgere tutte le persone e i loro contesti. In questo modo possono contribuire all'equità nella salute. Il rafforzamento delle competenze di salute richiede quindi l'impegno di tutti noi. Ciò include tutte le pratiche, i processi, le strutture e le politiche messe in atto dai vari attori attraverso i quali le persone sono messe nella condizione di poter sviluppare e rafforzare le proprie competenze di salute. Queste misure possono essere adottate all'interno e al di là delle istituzioni, dei settori e delle regioni. Senza progressi nelle competenze di salute, rischiamo delle ripercussioni negative sulla salute e sul benessere. Ciò porterebbe ad un aumento dei costi e metterebbe a dura prova il sistema sanitario. È tempo di agire. Fai in modo che le competenze di salute siano parte della tua vita quotidiana. Insieme possiamo creare soluzioni che rafforzino l'autonomia e contribuiscano al benessere di tutti noi.